è l'ottava edizione che va in scena il 24 e 25 di settembre, in caso di maltempo bisogna dirlo la settimana successiva, l'1-2 ottobre. Sì, questa edizione presenta qualche novità, abbiamo pensato che nell'ottica di collegare sempre di più i ragazzi al territorio e cercando di far conoscere sempre di più quali sono le nostre tradizioni, beh, non si può dimenticare il mondo della pesca che ci ha reso grandi, tra le più grandi marinerie d'Italia. Anche se la pesca ultimamente è vessata da mille norme e regolamenti, anche a causa delle ultime imposizioni dell'Unione Europea, noi comunque tendiamo sempre a riconoscere il grande valore di questo settore e quindi a trasmetterlo anche ai ragazzi. Quest'anno ci saranno 58 fattorie didattiche, quindi si parla di agricoltura, allevamento, e 7 ituturismi, 4 su Savona, 2 su Genova e 1 su Spezia. Credo che questo sia un passaggio molto importante, perché noi comunque, dicevo prima, nell'ottica di trasferire alcune informazioni che forse negli anni si sono perse, non sono state trasmesse adeguatamente ai ragazzi, noi cerchiamo di trasmettergli quei valori fondamentali che ci legano al territorio, che insomma non vogliamo dimenticare le tradizioni, e questo sicuramente è un buon metodo. Sì, nonostante il governo lo ritenga una materia residuale, perché così è, noi invece cercheremo di puntare molto la nostra attenzione sull'agricoltura, sullo sviluppo delle politiche agricole in questa regione. Crediamo che ci siano ampi margini per poter crescere, abbiamo tante foreste, tanti boschi da recuperare, da coltivare, e tante campagne ormai abbandonate. Stiamo anche cercando di fare dei regolamenti, attuare delle norme per semplificare anche la vita ai primi cittadini, per aiutare le loro aziende a recuperare i territori ormai abbandonati, che per la burocrazia in cui ci troviamo a combattere tutti i giorni diventa sempre più complicato, e quindi stiamo attuando delle norme proprio in questo senso. L'agricoltura per la regione Liguria io penso che possa essere un motore di sviluppo importante per i prossimi anni. I fondi ce li abbiamo, anche se con grande fatica stiamo cercando di aprire questi bandi, insomma ci sono tutte le prerogative per uno sviluppo ottimo in questa regione.